Senatore, senatore, il significato della sua presenza per questa nuova sede della Lega ad Avellino? Il bello della campagna, Avellino, l'Irpinia, ma come il centro di Nola che ho appena visitato, sono la campagna che lavora, che esporta, che assume, che non chiede solo assistenza, e quindi mi spiace che poi l'immagine di Avellino nelle ultime settimane sulle televisioni nazionali sia passata attraverso i cori, un sindaco un po' strano, un po' di caos, mentre è una città che ha un tessuto produttivo pazzesco, e quindi sono contento che una delle prime uscite pubbliche mie sia proprio ad Avellino, lo aspettavo da tempo, e contiamo che alle parole di De Luca seguano i fatti, col contributo della Lega. Ci siamo quasi, a me interessa di più il programma, il progetto, cioè il Toto Calcio lo lascio di là, dove mettono insieme De Luca, De Mita, Mastella e compagnia. Noi ci occupiamo di rifiuti, e anche in Irpinia c'è un grosso problema di valorizzazione e smaltimento rifiuti, di sanità, e qua fra i problemi del Moscati, l'ospedale di Solofra e le infrastrutture interrotte da tempo c'è tanto da fare, quindi una volta concluso il progetto passiamo anche ai nomi, ma penso che sia questione di poco. Ha incontrato Maresca? No, lo stimo e lo seguo a distanza. Allora, la nuova sede di Avellino è anche una ripartenza per la Lega, diciamo, nei mesi passati c'è stato qualche problema anche con la giustizia. Non faccio il giudice, ma la Lega è nata, e io ho fatto il ministro dell'interno, per combattere la camorra senza se e senza ma, e quindi certa gente è bene che stia lontana dalla Lega e dalle sedi della Lega, certi personaggi li lasciamo volentieri agli altri partiti. Questa è la terra di Demita. Ma la buona amministrazione che la Lega applica in tante altre regioni, e soprattutto sulle infrastrutture, qua c'è il problema dell'alta velocità, della statale, della bretella ferroviaria, modello Genova, zero burocrazia, zero codice degli appalti, gru, cantieri, strade, autostrade, ferrovie, perché le aziende irpine hanno bisogno di far viaggiare velocemente le loro merci, quindi è un modello che funziona laddove governiamo, da nord a sud. Senatore, cosa ne pensi di questa alleanza della stazione marittima? Vediamo, vediamo. Senatore, l'Irpinia è la terra di Demita, cosa vuole dire a Demita? Gli irpini e i campani che ho incontrato anche oggi mi chiedono futuro, non passato. Diciamo che gente che fa politica da 50 anni, con tutto il rispetto, ha fatto il suo tempo. Avellino e la campagna meritano di guardare avanti, non di guardare indietro. La contestazione a Caldoro? La contestazione ha il suo tempo anche Caldoro? Ma c'erano due persone. Vabbè, ci sta, in democrazia due persone che non sono d'accordo vanno sempre bene. Ha fatto il suo tempo anche Caldoro? Caldoro è una brava persona. A differenza di De Mita non è in giro da 50 anni, a differenza di De Luca non ha fatto disastri. Vedremo. Grazie. Dica. Stiamo facendo una maratona alla Camera dei Deputati contro il decreto scuola, che è una follia. Anche solo pensare di chiudere i nostri bimbi in classe nel plexiglass è una roba da ricovero, da TSO. Mi domando che ministro hanno gli insegnanti e gli studenti. Siamo l'unico paese europeo che ancora non sa se, come e quando riaprono le scuole. È un ministro assolutamente non all'altezza. Prima se ne va a lavorare magari per un'industria che produce plexiglass, meglio è. Senatore, agli imprenditori spini cosa dice? Dai, oggi agli imprenditori spini. Ma vengo dagli imprenditori nolani, meno burocrazia e meno tasse, e soprattutto soldi veri in banca. Vai. Ciao. Soldi veri in banca, perché al di là delle parole di Conte i soldi in banca non ci sono. E anche qua, a proposito di ministri che non sanno fare il loro mestiere, se la soluzione del ministro dell'economia è testuale, se non trovate i soldi in banca cambiate banca, e quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Va bene, vengo a fare la spesa da te, ragazzo, dammi tempo. Milano Avellino. Fate quel passo indietro, che qua i sindaci che vanno in mezzo a far casino ce ne sono già abbastanza. Poi c'è. Oggi no, non siamo qua a cantare, a fare promesse mirabolanti. Io è tutto il giorno che incontro imprenditori a Napoli, a Nola, in Irpinia. L'impegno è di tagliare un po' di burocrazia e un po' di tasse, di chiacchiere. De Luca e De Mita ne hanno fatte a sufficienza. Io penso che
Avellino meriti il futuro. I De Mita e tu che ora che vadano in pensione perché hanno già fatto abbastanza danni. E poi la prossima volta prometto che torno ad Avellino e mi faccio due passi in piazza Kennedy, perché di spacciatori e casinisti ce ne sono fin troppi da queste parti. E non c'è bisogno di quel genere di immigrazione. Quando diciamo prima gli italiani, diciamo che se c'è un posto di lavoro ad Avellino, o se c'è una casa popolare ad Avellino, o se c'è un posto in una scuola di Avellino, quel posto di lavoro e quella casa popolare per la Lega vanno prima a un italiano e poi si avanza a un immigrato, perché prima viene la nostra gente e poi viene il resto del mondo. Quindi sono contento di fare la mia riapertura proprio da qua, perché l'esempio di Pigna, che non chiede assistenza, non chiede elemosina, ma chiede soltanto di poter lavorare. E quindi vi ringrazio, ci rivediamo da lunedì, siamo in Parlamento a dar battaglia sui decreti, perché qua i soldi in banca non ci sono, la cassa integrazione non c'è, ma i mutui, gli affitti e le bollette non hanno sosta. Quindi porteremo la voce dei lavoratori e degli imprenditori irpini nei palazzi del Parlamento, se ci ascoltano bene, altrimenti ci faremo ascoltare in altra maniera. In bocca al lupo, viva Avellino, buona vita e buona fortuna a tutti. E salutatemi il sindaco.